voci per questo appuntamento dedicato alle più belle musiche di Natale arrangiate per violoncello. E questo è il nuovo libro che è su Amazon, disponibile in vendita. E ho raccolto le più belle canzoni di Natale, le ho arrangiate per violoncello e sono disponibili in vendita. Di ognuna è presente una presentazione in inglese e in italiano, con alcune notizie storiche e alcune curiosità. Spero che l'audio si senta, perché prima abbiamo avuto problemi con la connessione. Datemi un feedback se l'audio è ok, fatemi sapere cortesemente. Sì, credo che si senta perché ho verificato. Bene. Allora, cominciamo questo breve percorso musicale parlando ad esempio di Astro del Cielo, no? Che sentite in sottofondo. La storia narra che nel 1818 l'organo della chiesa di San Nicola a Obendorf in Austria non funzionasse bene, che per tale ragione Franz Gruber fosse costretto a comporre una melodia per due voci, coro e accompagnamento con la chitarra, dal titolo Stille Nacht. E da allora, grazie ai cantori tirolesi, questa canzone si diffuse in tutta Europa. Ma la paternità del brano fu accertata solo nel 1854 grazie all'indagine che si concluse quando Felix, il figlio di Franz Gruber, poté dimostrare la paternità del manoscritto della composizione mostrando il manoscritto del padre. E adesso ce l'ascoltiamo. Quindi di ogni canzone trovate la sua storia e la sua presentazione. E cominciamo appunto con Astro del Cielo. Thank you.
concludiamo il nostro percorso musicale, ad esempio, con un altro brano, un canto tradizionale francese che si chiama Gloria, Gloria. Conosciuto anche gli angeli delle campagne, che è il numero 17. Vediamo un po'. Proseguiamo con un altro tradizionale natalizio, canto natalizio famosissimo di John Francis Wade, Adeste Fideles.
canto tradizionale è O Tannenbaum, l'albero di Natale. Thank you.
proseguiamo con un altro brano tradizionale inglese, un carol a noi. Thank you.
luce dalle stelle. Proseguiamo con questa ninna nanna di Brahms, che a buon diritto è ormai entrato anche tra i brani tradizionali del Natale. In italiano e in inglese, con delle belle immagini del Natale, e trovate le diteggiature e le arcate di ogni brano, così che possono essere studiati anche dai studenti alle prime armi. Io vi ringrazio ancora e per chi avesse piacere, ci vediamo domani mattina alla diretta delle 9 per l'ultimo appuntamento del corso di direzione d'orchestra, nel quale appuntamento di domani parleremo della musica e del film. E per chi non si connettesse, domani colgo l'occasione ancora una volta per augurarvi delle serene feste di Natale, un Natale un po' forse sottotono, ma con vicino i nostri cari, e per chi non può averli vicini,
sia nel cuore, col cuore vicino, no? E quindi auguro a tutti ancora un buon Natale e ci vediamo presto. Buona serata a tutti.